Salve, sono Patrick Franzoni, responsabile dell'azione Testiamoci contro il Covid. Settimana prossima troverete in tutta la provincia delle strutture in cui ogni cittadina e ogni cittadino potranno andare a testare gratuitamente per fare un test antigenico rapido nasale Covid. L'importante, venite che vi faccio vedere, arrivare col foglio ben compilato, entrare nella struttura, andare presso l'accettazione, fare controllare il foglio, se tutto a posto. Tutto bene? Perfetto. Grazie, perfetto. Quindi noi andiamo avanti, importantissimo, disinfezione delle mani e poi ci portiamo nella stazione di testing. Nella stazione di testing, che sono disposte in questo modo, tavolo di testing, in cui praticamente noi abbiamo immediatamente la persona che testa, che praticamente si troverà sul tavolo il materiale e quindi farà aprire la cassettina, la dispone vicino a sé, sul tavolo, perfetto, poi immediatamente andrà a prendere il tamponcino, lo apre, perché qui la cosa importante è fare tutto in autonomia rapidamente, così possiamo velocemente fare l'esame. Quindi, una volta fatto questo, brevemente abbassare la mascherina sotto il naso, infilare nella narice il test, girarlo 4-5 volte per narice e dall'altra parte, e così siamo sicuri che anche l'antigene virale possa fissarsi sul tamponcino, e a questo punto verrà preso, si richiude immediatamente la mascherina, verrà preso il buffer che viene aperto e la punta del tampone verrà infilata in questo buffer importante, girato 10 volte, ecco, 1, 2, 3, 4, perfetto, 10 volte. Tenete conto che il buffer è anche inattivante per il virus. A questo punto il virus è lì dentro, ma non può più fare danni. Perfetto. Viene buttato via il tamponcino. Si prende la parte che serve da contagocce, che viene infilata al di sopra della provettina, e vengono messe, in questo caso, 4 gocce qua dentro. Eccola qua, bravissima. 1, 2, 3, 4. Perfetto. E si vede che sta per partire la reazione, perché tutta la parte col buffer sta arrivando e a questo punto noi sappiamo il test è in corso. Viene buttato via la parte bastoncino e la persona che ha fatto il test si può allontanare all'uscita con l'avvertenza di ridisinfettarsi le mani e nell'arco di un breve periodo di tempo riceverà sul proprio cellulare SMS con la possibilità di avere anche il test già eseguito. L'azione Testiamoci contro il Covid è importantissima perché è l'unico modo per tornare rapidamente a vivere una vita come quella a cui eravamo abituati, cercando tutti insieme di tenere aperto tutto quello che abbiamo aperto e di non ricadere indietro e dover nuovamente richiudere.